Molti mi avete chiesto questo video per conoscere il mio pensiero in merito a tutto ciò che sta accadendo in Ucraina. Vi accontento. Dopo aver pubblicato qualche post sui miei canali social, sono stato definito uno Yankee, parte del male, perché ovviamente, a differenza di molti, ragiono con il mio cervello e non seguo il pensiero unico né della fazione di destra né della fazione di sinistra. Sono stato uno dei primi a parlarvi di nuovo ordine mondiale. Infatti ricordo ancora quando nel 2017, per parlare di tale progetto, compreso il piano Calergi, 2 anni dopo mi sono piombati in casa il gruppo antiterrorismo della polizia postale, sequestrandomi tutti i dispositivi elettronici. Poi mi sono state chiuse ben 2 pagine Facebook per parlare del sistema finanziario e oggi vengo etichettato per chi non sono. Ma vi chiarisco un po' le idee, perché purtroppo i rincitrulliti sono troppi. L'errore più banale che si possa commettere durante una guerra è quello di condannare la vera vittima dei metodi scellerati e schifosi delle classi dominanti. Ciò che oggi stiamo vivendo ve l'ho anticipato circa 1 anno fa in un video intitolato Il sistema piramidale, dove espongo, in modo del tutto chiaro, la chiave di lettura del sistema che certi individui hanno creato. Vi scrivo il link in descrizione. Quello che sta accadendo in Ucraina è un progetto malefico di un gruppo di persone che hanno seminato morte e distruzione per arricchirsi e dettare la propria supremazia finanziaria nel globo. Lo chiamano il Consiglio dei 13. L'Ucraina, in questo momento, è diventato il campo di battaglia per poter attuare tale progetto. E secondo voi chi sono i fautori? Gli americani? No. Questo, però, è l'errore di tutti i giornalai e giornalisti comunisti commettono. Gli stessi che seguono il pensiero unico di un'altra fazione. Dovete comprendere che il problema non sono né gli americani, né i russi, né gli ucraini. Il problema sono le 2 fazioni che si stanno scontrando da decenni per contendersi il controllo di tutto. Da una parte abbiamo le famiglie oligarche di origini medio orientali ed europee, non americane. Qualcuna di queste però, e dobbiamo dirlo, è emigrata in America per espandere le proprie ricchezze. E dall'altra parte gli oligarchi asiatici in collaborazione con il monarca russo che ha visto in Putin l'uomo perfetto per poter riportare l'Unione Sovietica al controllo del potere. Quindi quando parlate di americani sciacquatevi la bocca, perché sono le prime vittime degli individui che hanno fatto dell'America il proprio quartier generale del loro progetto. Il cervello di tutto però non è americano, bensì israeliano. Questo ce lo insegna la storia, dato che il popolo ebreo è stato la più grande vittima di un uomo il cui genocidio è stato finanziato dalle stesse oligarchie che hanno fatto del proprio popolo il pretesto di guerra, facendo dell'America il proprio cesso pubblico. Quindi quando parlate di guerre non usate termini quali sono stati gli americani, sono stati gli Stati Uniti d'America, perché non è corretto. Le guerre non sono state finanziate dagli Stati Uniti, bensì da uomini e organizzazioni i cui nomi sono rimasti sempre nell'anonimato. Per cui quando parlate di Stati Uniti non fate mai riferimento agli americani. Facciamo un passo indietro, così vi faccio comprendere meglio ciò che intendo. Nel 1922 la Russia di Stalin diede vita all'Unione Sovietica delle Repubbliche Socialiste, acronimo URSS, per poter estendere il proprio controllo dittatoriale dall'Europa orientale all'Asia settentrionale. Sapete quanti genocidi sono stati fatti in quegli anni? E prima ancora dall'impero russo? No, perché poi qualcuno ha il brutto vizio di nominare sempre e solo le guerre che ha condotto l'America per il controllo dei beni primari presenti nei territori attaccati. Andatelo a dire ai ceceni cosa hanno subito dall'invasione russa per il controllo del petrolio. Parlo della guerra di secessione. Andateglielo a dire a loro. Chiedeteglielo invece di andare sui canali Telegram a scopiazzare le stronzate che dicono degli scappati di casa
chiedendovi oltretutto le donazioni per darvi delle ipotesi e non delle informazioni ufficiali. L'impero russo, l'Unione Sovietica, la Russia hanno condotto guerre che voi non avete neanche idea. Ecco perché nacque la NATO nel 1949, per cercare di contenere quanto più l'espansione dell'Unione Sovietica nel mondo. Poi ci fu il famoso patto di Varsavia nel 1955, una sorta di alleanza a stile NATO tra l'Unione Sovietica e le nazioni dell'Europa orientale. Con questo cosa voglio dire? Che i due fronti, americano e russo, sono sempre stati in guerra. Sempre. Il problema dove è nato? Nel 1991, dopo la caduta del muro di Berlino, viene fatta sciogliere l'Unione Sovietica dall'ex presidente russo Gorbaciov, con la promessa che la NATO non si sarebbe dovuta più espandere ad est dell'Europa. È stato fatto l'inverso. Nel 1993 nasce l'Unione Europea e la NATO conta sempre più adesioni. La Russia diventa sempre meno potente a livello economico e le ex repubbliche sovietiche aderiscono alla NATO. E nel 1999, quando al comando della Russia sale Putin, si cominciano a vedere dei cambiamenti. Seconda guerra in Cecenia, oltre 50.000 morti per il controllo del petrolio. Poi c'è stata la guerra in Georgia, sempre per il controllo del territorio, fino ad arrivare al giorno delle manifestazioni in Ucraina nel 2014. Ci fu la strage di Odessa, quasi una cinquantina di morti, o forse più, per via degli scontri tra nazisti e manifestanti filo russo contro il neogoverno europeista. E qui viene il bello. Molti giornalai del web filo comunisti sostengono che in quel periodo vi fu fatto un golpe dagli Stati Uniti grazie ai cecchini della CIA. Ci sono delle prove? Voi avete delle prove? Sono supposizioni. Sì. Sappiamo che esistono dei filantropi che finanziano queste persone per creare scompiglio durante le manifestazioni di piazza? Sì, lo abbiamo visto con i Black Lives Matter durante le elezioni negli States l'anno scorso. Sono di origini americane questi filantropi? No, hanno origini medio orientali. Alcuni sono in Europa, altri in America, ma, lo ripeto, non sono americani. Ora, tralasciando il disegno complottista ai massimi livelli dei giornalai del web, di cui non abbiamo prove certe, quello che sta accadendo in Ucraina da più di 8 anni è in primis una guerra culturale, perché ci sono ucraini filorussi che, dopo aver ricevuto il rifiuto di essere indipendenti dall'Ucraina, e parlo del Donbass, non sono stati accontentati sui propri vantaggi autonomi. Dall'altra parte, invece, c'è una maggioranza di ucraini che non si sentono russi, bensì europei. È qui il casino. Perché se i patti ci dicevano che l'Ucraina doveva rimanere uno stato cuscinetto tra la Russia e l'Occidente, la realtà ci dice che dal 1991 è diventata una nazione indipendente e quindi può fare ciò che vuole. Si sente una nazione molto più democratica? Benissimo, che faccia parte dell'Europa. Putin, però, dopo tanti anni, sostiene che l'Ucraina possa essere una minaccia per la sua nazione qualora entrasse a far parte della NATO. Scusate, ma la NATO, avente già con sé le sue ex repubbliche sovietiche, e parlo della Estonia, della Lettonia e della Lituania, per non parlare poi della Bulgaria, Romania, Polonia, ha mai minacciato Putin di attaccarlo? Ma voi avete capito che i missili di cui parla Putin ce li ha già? I missili così vicini, Putin già ce li ha! Ma l'America non l'ha mai minacciato, è lui che si sente minacciato! Ma secondo voi gli americani gli avrebbero mai consentito di fare affari con l'Europa? Eppure l'Europa dipende molto dai beni primari russi. Allora perché Putin è esploso? Perché, ragazzi cari, ha intenzione di rifondare l'Unione Sovietica, il vecchio impero russo, appunto l'impero dei Romanov. La cosa vergognosa, però, sapete qual è? È che dopo 8 anni di guerra sul territorio
ucraino con i separatisti russi? Se ne accorge adesso Putin di dover riconoscere l'indipendenza del Donbass? È un pretesto il suo. Lo si è capito chiaramente. Un becero pretesto per riprendersi l'Ucraina e rifondare l'Unione Sovietica, cercando di respingere quanto più la NATO, che non ha costretto a nessuno di queste nazioni a farne parte. Questo secondo voi è un problema americano? Siate razionali una buona volta. Qui abbiamo a che fare con un dittatore che per le sue paranoie ha fatto tilt con il cervello. Questa guerra, se ci fate caso, se l'è finanziata da solo facendo acquistare all'Europa i propri prodotti al doppio del prezzo. Solo che mentre lui lavorava in silenzio, l'Unione Europea, e parlo di burattini, ha pensato al progetto degli oligarchi che non hanno a cuore né l'Europa, né l'America, né la Russia, né i popoli. Non hanno a cuore nulla. Solo che in questo caso il più brocco di tutti è proprio Putin. Perché non è che sta rispondendo al fuoco della NATO per difendersi. Sta facendo ciò che ha fatto in Cecenia, in Crimea, in Georgia. Si sta impossessando, un po' alla volta, di tutti i territori che hanno raggiunto l'indipendenza dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Che cazzo c'entrano gli Stati Uniti se sono anche loro vittime di questo gioco del potere? Non avete capito nulla fino ad oggi. Nulla. Putin, il salvatore della patria o colui che sconfiggerà il nuovo ordine mondiale? Questo pazzo, in questo modo, lo farà instaurare il nuovo ordine mondiale. Perché quando gli Stati Uniti, Unione Europea, NATO ed altre nazioni entreranno o subentreranno nel conflitto, gli oligarchi che rimarranno nell'anonimato faranno assopiglia tutto, come hanno fatto tutte le volte che hanno finanziato le guerre e poi sono stati lì a guardare come si scannava una vicenda. Vi è chiaro, sì o no? Putin deve essere fermato. E assieme a lui anche questa organizzazione di ultramiliardari che si stanno arricchendo da decenni con il sangue dei popoli. I capi di Stato li conoscono bene perché prendono soldi da questi individui. Perché non fanno i loro nomi? Perché purtroppo sono tutti complici, ragazzi. Chi da una parte e chi dall'altra. Il problema è chi sarà di queste potenze mondiali ad arrivare prime per poter gestire il progetto di questi illuminati deviati? Non lo so. Ma so per certo che se non verranno fermate queste forze occulte che muovono i fili della finanza speculativa, il nuovo ordine mondiale verrà attuato a breve grazie alla guerra che scoppierà per via degli imbecilli che guidano gli stati nazionali. Cosa fare per non far scoppiare questa guerra? O i presidenti e i capi di Stato di queste potenze mondiali si incontrano e ragionano fra loro, facendo poi le dovute spartizioni dei territori e garantire un'economia sostenibile per tutti? O distruggere il comunismo e la dittatura. Gli Stati Uniti, con tutti gli errori commessi in passato grazie all'influenza della finanza dei potentati, sa bene che la partita da giocarsi con l'Unione Europea e la NATO per poter ristabilire l'equilibrio e l'ordine nel mondo è su due fronti, russo e cinese. Putin ormai l'ha dimostrato cosa intende fare. Rafforzare l'impero russo con l'appoggio della Cina per scatenare la terza guerra mondiale contro gli Stati Uniti, Unione Europea e NATO per la lotta al titolo di potenza mondiale primaria. Alla fine di tutto, sappiate che chi sarà il vincitore, noi cittadini saremo sempre solo le vittime assieme a tutti gli stati nazionali che cadranno. I vincitori saranno sempre coloro che, come hanno fatto in passato, hanno finanziato le guerre da entrambe le parti per prendersi tutto dopo le relative distruzioni. Non chiedetemi da che parte sto, perché penso sia chiaro. Sono un cittadino napoletano, italiano, europeo e mai sarò felice di avere fuori la porta di casa mia un comunista o un dittatore. Se si metteranno d'accordo, sarò felice per tutti. Almeno camperemo un altro po'. Ma se la situazione dovesse degenerare, chiunque di voi cittadini europei ha lasciato passare il messaggio che Putin
sia il salvatore dell'umanità. Non dica a nessuno di essere un cittadino europeo. Prenda le sue cose e se ne vada al fianco di questo folle che per un suo delirio di onnipotenza sta rischiando di far spazzare più del 50% della popolazione mondiale. Il suo obiettivo? Portare a termine il progetto di questi individui che hanno già sperimentato un genocidio di questo livello ai danni delle popolazioni che non hanno avuto alcuna colpa. Spero che gli Stati Uniti, i veri Stati Uniti, non quelli manipolati dai guerrafondai di origini medio orientali, assieme alla parte ancora sana dell'Unione Europea, sapranno fare la scelta giusta per l'intera umanità.